Buone giornate. Negli anni 30, in Unione Sovietica, la maggioranza era per Stalin. Molti lo adoravano. Pochi erano contro Stalin e non sopravvivevano. Ma c'era anche un'altra via, in URSS, negli anni 30. Ve la presento. Eccolo qua. Boris Pasternak, l'avete sentito nominare sicuramente. Quello che ha scritto il dottor Givago. C'è nel romanzo, è uno dei personaggi. E nello stalinismo Pasternak ha una posizione tutta sua, proprio eccezionale. Negli anni 20 Pasternak è uno dei poeti più famosi dell'Unione Sovietica, insieme a Jesenin e a Majakovskij, di cui parleremo in una prossima puntata. E la poesia a quel tempo è l'arte più amata dalla gente. Alle letture di poesia nei teatri c'era sempre il tutto esaurito e tutti i poeti erano allineati, come si dice, cioè erano tutti comunisti, anche Pasternak era comunista. Poi verso la metà degli anni 20 cominciano i primi segnali di allarme. Meraviglioso poeta Sergei Jesenin si uccide. E tanti dicono, ma guarda che non si è mica ucciso, quello lì l'hanno fatto fuori. Ancora adesso non si sa come sia andata la sua fine. Nel 1930 Majakovskij si uccide, si spara. Qualcosa si mette male. Pasternak continua a fare carriera. Pubblica poesie, parlano bene di lui. Occupa posizioni importanti nelle organizzazioni culturali. Negli anni 30 inizia il periodo più atroce dello stalinismo. Gli arresti si moltiplicano, migliaia e migliaia degli arrestati, non si sa più niente. A un congresso internazionale nel 1934 a Mosca, Pasternak viene dichiarato il poeta più importante dell'Unione Sovietica. Nel giugno del 1934 Pasternak riceve una telefonata. Va nel suo appartamento, va a rispondere e sente la voce di Stalin. Gli dice: Pasternak, mi serve una sua opinione. Pasternak terrorizzato. Sì, dice Stalin, abbiamo arrestato un poeta, Mandelstam, forse lei lo conosce. Cosa mi dice a proposito di questo Mandelstam? Pasternak risponde: beh, siamo molto diversi, io e Mandelstam. Stilisticamente lui va per una strada, io vado per un'altra, abbiamo idee sull'arte molto differenti. Stalin ascolta e dice: Ah, sa cosa, Pasternak? Se avessero arrestato un mio amico, io l'avrei difeso in un altro modo. Per Pasternak è uno shock tremendo. Comincia a isolarsi, Pasternak. Scrive meno, scrive poco. Lo criticano, dice: Come mai Pasternak non fa il suo mestiere di poeta, di scrittore? Perché batte la fiacca? Pasternak comincia a tradurre, si chiude nella sua casetta piccola in periferia di Mosca e comincia a tradurre tanto. Traduce tutto Shakespeare, traduce il Faust di Goethe, Schiller, i poeti georgiani. Cosa vuol dire questa sua scelta di tradurre e basta? Vuol dire lasciatemi stare. Io non approvo quello che sta succedendo, ma io non lotto. Io sono debole. Lasciatemi stare, traduce per 10 anni, per 15 anni. Stalin non prese mai nessun provvedimento contro Pasternak. Me lo immagino cosa diceva Stalin di Pasternak: lasciatelo tranquillo, non farà niente contro di noi, l'ho già spezzato io con una telefonata. Pasternak, nel suo isolamento, scrive un romanzo dopo la seconda guerra mondiale. Ci mette il suo tempo. Stalin muore nel 1953. Pasternak finisce il suo romanzo nel 1955. È il dottor Givago. Cosa racconta il dottor Givago? La storia di un medico poeta prima della rivoluzione, durante la rivoluzione e negli anni seguenti. È un romanzo scritto con grande libertà interiore. Dovrebbe essere pubblicato in Russia. Le case editrici dicono: Ma sì, te lo pubblichiamo. Ma naturalmente, Pasternak, dovresti fare qualche taglio, qualche aggiustamento, perché così un po' eccessivo, no?
Mentre Pasternak ragiona sulla possibilità di cambiare qualcosa, di fare tagli, un editore italiano, Gian Giacomo Feltrinelli, lo va a trovare nella sua casa fuori Mosca, di Pasternak, e gli dice: "Senta, il romanzo lo dia a me, glielo pubblico senza tagliare niente." E Pasternak dice: "Sì." Il romanzo viene pubblicato in Italia e poi in tutto il mondo, diventa famosissimo. Nel 1958 viene assegnato il premio Nobel per la letteratura a Pasternak anche per il dottor Givago. Per lui, per Pasternak, la Russia diventa un inferno. Tutti quanti lo attaccano su tutti i giornali. "Guarda questo traditore che dà il romanzo all'estero, ci fa fare la parte di quelli che non pubblicano i capolavori. Cosa si potrebbe fare a questo tizio che dà uno strumento come un romanzo in mano alla propaganda antisovietica? Arrestarlo bisognerebbe fucilarlo." Non gli fanno niente. Prendono solo un provvedimento, che è quello che Pasternak non può uscire dalla Russia. Ha il divieto anche di ricevere denaro dall'estero, quindi non può ricevere i soldi del premio Nobel, che gli avrebbero fatto comodo, perché Pasternak era molto povero. Nel 1960 Pasternak muore povero, isolato, libero interiormente. Non ha lottato come lottano i politici, gli eroi. Ha solo scritto un romanzo. Cosa ne pensi tu che ascolti? Cosa ne pensi di Pasternak, di questa storia? Grazie per l'attenzione e a presto.